Hello boys, è un po' di tempo che non ci sentiamo. Oggi voglio commentare un commento ad un articolo di my friend Sergio De Cori Modigliani. Amico Sergio, sul suo blog, ci parla delle manifestazioni Occupy Wall Street, tenendoci costantemente informati. Bene, un anonimo ha fatto un'osservazione interessante. Anonimo ha detto che da sempre esistono tre categorie di umanità, che egli chiama gli alti, i medi e i bassi. Secondo Anonimo, gli alti vogliono solo mantenere la loro posizione di dominio, i medi sognano di sostituirsi agli alti, mentre i bassi, le poche volte che riescono a darsi qualche idea, sognano di realizzare una società di uguali. Comunismo, insomma. Si tratta, con tutta evidenza, di una riflessione poco sofisticata, la quale, tuttavia, non è priva di fondamento. Diciamo allora che gli alti, i medi e i bassi sono le aristocrazie, il popolo e la plebe. Delle tre affermazioni che fa Anonimo, mi sento di condividere pienamente solo la prima. Le aristocrazie vogliono mantenere dominio. Non è vero, però, che la plebe, quando riesce ad avere delle idee, voglia sempre realizzare il comunismo. Anche perché, io credo, quando la plebe riesce ad avere delle idee, si trasforma perciò solo in popolo. Right? Ma veniamo all'affermazione secondo cui il popolo, cioè i medi, voglia in realtà scalzare le aristocrazie per prenderne il posto. Ma questo è manifestamente impossible, perché il popolo è troppo numeroso per diventare aristocrazia. Dunque, solo alcuni all'interno del popolo cercano di strumentalizzarne le lotte con il fine di sostituirsi ad aristocrazia o esserne cooptati. La verità è fake. È un'altra. Il popolo ogni tanto riesce effettivamente a creare forme di società nelle quali le aristocrazie vengono messe all'angolo. Ed ha successo nella misura in cui riesce a portare da sua parte una frazione consistente di plebe. Quest'ultima, dunque, la plebe, è il vero campo di battaglia tra il popolo e le aristocrazie. La plebe, schierandosi ora con le une, ora con l'altro, determina molto spesso esito di conflitto. Il popolo, se vuole vincere battaglia con le aristocrazie, deve cercare alleanza con plebe. Per farlo, ha a disposizione due strumenti, la ragione e la pancia. Populismo, l'inganno. Le aristocrazie possono usare solo populismo, oltre alla forza del denaro e delle armi. Cosa voglio dire con tutto questo? Semplice, un po' di populismo è necessario al popolo per sperare di vincere. Solo un po', naturalmente, solo un po'. Ma la ragione resta la forza principale di popolo. Randy Papero da Foriseno TV.